Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Con l'arrivo di Studio One 5 iniziamo l'esplorazione dettagliata di tutti i nuovi sistemi e features introdotte con questa versione. Il primo della lista è sicuramente il nuovo Show Page, un sistema di gestione dello show live professionale che finora mancava e che ancora molte delle DAW professionali non gestiscono. Presonus ha creato quindi un nuovo ambiente di lavoro sganciandosi dal sequencer e in cui poter creare una set list ed un sistema di routing drag and drop. Il tutto per garantire una integrazione live con il playback delle tracce, degli ingressi audio a cui poter collegare strumenti e microfoni e l'uso dei virtual instruments proprio come se fossimo collegati ad un mixer digitale esterno. Vediamolo nel dettaglio e come utilizzarlo subito. Ho caricato una mia setlist ed iniziamo ad analizzare l'interfaccia. Qui alla mia sinistra troviamo la setlist dello spettacolo. In questo caso sto preparando il live di Vincenzo Incenso e ho inserito alcune song pronte per poter ospitare non soltanto le backing tracks, ma anche tutti i musicisti e gli strumenti virtuali che verranno suonati live. Togliendo il mixer, infatti, troviamo tutte le tracce della backing, il backup delle batterie, le percussioni, i synth, il coro, eccetera, eccetera, che è già stato suonato nell'album e che potrebbe tornare utile nel live, oltre alle tracce che ospiteranno noi musicisti per poter suonare contemporaneamente su queste backing track. Ad esempio, ho inserito un canale AUX per le mie chitarre che viene visto nel mixer come canale appunto audio e che ospita il guitar rig e tutte le sue patch interne che verranno gestite durante lo show. Il canale, quindi la sezione chitarre che utilizzerò per suonare, può essere influenzata dai plugin in insert e dai plugin in send qualora volessi aggiungere dei riverberi o degli effetti particolari o inviare questo canale ad un bus che esca su una uscita diversa della scheda audio. Ho aggiunto un secondo AUX per ospitare il basso, che questa volta entra nella scheda audio e viene gestito da Amplitube, che appunto switcha poi i preset in base alla song che è prevista nella setlist. Quindi allo scorrere delle setlist verranno cambiate le patch e i presets dei plugin instruments. Il canale instrument in questo caso è ANA, che vediamo qui al lato, e che fa parte della performance GF, ossia in questo caso abbiamo il players, il tastierista che suonerà ANA e che potrà gestire il plugin sia nei controlli esterni legati alla sua tastiera sia all'interno delle patch selezionabili qui durante l'esecuzione dello show. Possiamo poi in ogni momento aprire la nostra rack instruments e inserire altri instrument e poterli assegnare al nostro player direttamente da qui senza dover necessariamente ogni volta creare un secondo o un terzo player. Come vediamo, adesso ho inserito MyTie. Il tutto poi è gestibile velocemente da un pannello di controllo perform che vedremo dopo. Anche la voce subisce questo trattamento. Ho creato quindi un AUX voce dove appunto entra il microfono che viene poi processato dal FET channel e dai suoi plugin in tempo reale senza ritardo. Ritornando al discorso del player instruments, come vediamo non è necessario aprire una finestra di monitoring perché il segnale, il suono quindi della tastiera esce direttamente dentro il mixer come se fosse collegato ad un mixer reale. Quindi il tutto è gestito con latenza zero senza necessità di utilizzare dei monitor esterni. Ogni uscita poi può essere indirizzata, come vi dicevo, ad un bus ed eventualmente ad un'uscita supplementare per le cuffie o per un monitoring esterno su casse spia. Ogni sezione della setlist può essere impostata per chiudere il ciclo o continuare direttamente sulla prossima attraverso queste funzioni continue, stop to end o loop se vogliamo rimanere all'interno di questa esecuzione e continuare a suonare sopra. La gestione del mixer, come vediamo, è molto simile a quella di Studio One, tranne che per le opzioni di record e monitor, come vi dicevo, che vengono espletate o attraverso
una seconda DAW, in questo caso potrebbe essere un'altra sessione di Studio One su un altro computer, perché ora Studio One possiede la possibilità di sincronizzarsi esternamente come slave su un'altra macchina ricevendo il MIDI timecode. Anche in questo settore possiamo caricare il nostro I/O setup, quindi monitorare e modificare velocemente le impostazioni della nostra scheda audio. La funzione remote fa riferimento all'applicazione su iPad che gestisce tutta la situazione live, quindi la gestione potrà diventare interamente touch e quindi essere applicata rapidamente anche sul palco durante l'esecuzione dello show. Infine potremo creare anche una sezione master da cui poter attingere, quindi creare una sorta di master bus che gestisca soprattutto l'equalizzazione e la compressione generale di tutto lo show. In questa sezione possiamo comunque utilizzare le funzioni di MixFX, Console Shaper e Tape Multitrack. Possiamo comunque in ogni secondo, in ogni momento, tornare nella sezione di start ed aprire le song per poter correggere poi la sezione show. Quindi è un sistema veramente molto rapido per preparare lo show direttamente dalle sessioni utilizzate durante la fase di registrazione dell'album. Da ogni canale AUX possiamo quindi scegliere velocemente l'uscita destinata della scheda audio o anche l'ingresso, quindi microfonico o l'ingresso di linea, per gestire appunto gli effetti inseriti. Le tracce si trovano in funzione RAID perché possiamo caricare all'interno di ogni singolo set list delle patch e dei preset completamente diversi, quindi far sì che switchino al cambio della song. Aprendo infatti ANA possiamo vedere come nella prima set list si trova nel preset sweep, nel secondo viene switchato su player e nel terzo viene switchato su Beautiful Dread. Lo stesso accade per i preset contenuti all'interno di Guitar Rig e Amplitube. Mettiamoli uno a fianco all'altro e vediamo come nella prima song abbiamo un setting di bass 1 e un setting di Guitar Rig, nella seconda abbiamo gli altri due e nella terza ancora un ulteriore cambiamento. Come vediamo, la gestione delle patch e quindi dei cambiamenti delle patch è veramente molto rapida. Il tutto in questo momento sta pesando sulla CPU di circa il 20%, quindi diciamo che anche a livello di performance possiamo lavorare molto tranquillamente nonostante io stia utilizzando dei plugin non leggerissimi. Utilizzando soltanto i plugin di Studio One, tutta la performance viene migliorata in maniera significativa. Nella sezione Controls, vedremo poi come impostarlo, possiamo impostare tutte le manopole e i potenziometri che vediamo nella sezione Perform. In questa sezione troviamo infatti una sorta di macro control molto utile che possiamo configurare con ogni sistema di controller esterni, oltre al fatto che possiamo accedere rapidamente alla setlist e agli strumenti che abbiamo caricato, sia backing tracks sia quelli reali, e quindi le varie patch che vengono anche caricate all'interno del setlist. In questo caso è tutto collegato al mio Complete Control S49 e vedremo ora come configurare il tutto molto rapidamente. Iniziamo da una show page completamente vuota. Abbiamo a disposizione anche in questo caso dei templates che possiamo caricare, che fanno riferimento ad una performance con tutti strumenti reali, un semplice stem playback, quindi un multitrack playback pronto, più 10 backing tracks player, che è quello che noi andremo a fare in questo momento, una sezione di soli virtual instruments ed una sezione di soli virtual FX rack, quindi una sezione di rack di effetti da poter utilizzare ad esempio con tutti i canali del nostro mixer Studio Live 3. Creiamo la nostra song vuota, la chiamiamo Live Show Test e iniziamo ad esplorare e a creare la nostra interfaccia dello show. Per prima cosa importiamo le nostre backing tracks utili per il live. Possiamo muoverci o attraverso il browser, quindi navigando attraverso il browser di Studio One, e andiamo a prenderci gli stems di riferimento, li selezioniamo e li trasciniamo direttamente nella nostra song. Come vediamo, abbiamo già tutte tracce di stem che vengono automaticamente chiamate player. Gli daremo il nome delle tracce e ovviamente il nome della song, in questo caso si chiama Los Enfants, e ovviamente il nome alle tracce. Le chiameremo BK per backing, BK drums, effects, synth 2, poi abbiamo i pads, la voce doppia e la voce principale. Possiamo ovviamente scegliere anche in questo caso i colori prendendoli dalla palette e muovere le tracce in un ordine più semplice anche da vedere, quindi tutti i synth, il basso, i cori, gli effetti, la batteria e la voce.
possiamo chiaramente chiudere i canali che non ci servono ed iniziare ad importare le tracce relative ai musicisti. La cosa che faccio normalmente è quella di aprire il mixer e creare subito un bus di tutta la base, perché nel momento in cui voglio chiudere contemporaneamente tutte le tracce, posso chiamare appunto la traccia base e mutarla direttamente senza dover scegliere di mutare i singoli elementi e poter programmare anche il volume della sola base con un singolo potenziometro. Togliamo il browser, andiamo ora ad aggiungere i nostri players, quindi i nostri musicisti. Cliccando sul pulsante più possiamo aggiungere le tre tipologie di tracce disponibili all'interno di Showpage e sono appunto la backing tracks che abbiamo utilizzato ora, l'aux per gli strumenti reali e di microfoni e le tracce di virtual instruments. Iniziamo con gli aux, aggiungiamo le mie chitarre, un solo canale, nessun preset, l'input in questo caso è input 1. Possiamo chiaramente, sempre dal mixer, andare nella sezione IO Setup e impostare l'IO Setup che è stato pensato e già creato per la nostra interfaccia. In questo caso vado su Import, JGR Studio e la mia interfaccia viene automaticamente integrata. Ora gli ingressi e le uscite posso gestirli direttamente dal canale del mixer. Prenderò ad esempio Free 1, che è il canale libero per l'ingresso delle chitarre che fa riferimento al mio preamplificatore ISA. Qui inserire all'interno Guitar Rig. Creiamo il secondo canale destinato al bassista, quindi faremo Bass, Aux, Input, questa volta prendiamo il Free 2, sempre dell'ISA, quindi il secondo canale dell'ISA, e aggiungiamo all'interno ad esempio Empire, dove selezioneremo una testata per il basso. Andando avanti possiamo creare ovviamente le tracce Aux, quindi gli ingressi nel nostro show della voce, quindi la voce principale, utilizzando come input NIV 1, quindi il primo canale del NIV. In questo caso sto usando preamplificatori esterni, ma potrei utilizzare soltanto gli ingressi della scheda audio con i suoi preamplificatori. Sulla voce applicherò il Fat Channel, oppure potrei andare direttamente nei preset che ho creato per l'album e scegliere da appunto Vincenzo Incenso il canale Fat Channel che ho utilizzato durante il mix del disco, così da poter ricaricare esattamente gli stessi plugin utilizzati durante la registrazione dell'album. Aggiungiamo un altro microfono, lo chiameremo Vox 2 Coro, ingresso in questo caso NIV 2, ma potrei scegliere un altro ingresso della scheda audio e applicare sempre o lo stesso parametro o spostare soltanto il Fat Channel. E con questo sistema abbiamo creato velocemente i nostri aux audio, i nostri ingressi audio all'interno dello show page. Andiamo ad aggiungere i player Virtual Instruments. Possiamo o aggiungere gli instruments all'interno della nostra rack, mettiamo ad esempio MyTai, aggiungiamo Presence, ma anche Ana, una sessione di Contact, con all'interno magari un synth o addirittura una sezione di archi. Prendiamo ad esempio Strings and Symbols, aggiungiamo un pianoforte, piano dell'Arturia, e poi aggiungiamo la nostra traccia Players. In questo caso scegliamo Virtual Instrument Player 1, lo chiameremo Case, Input, lasciamo All Input oppure il Complete direttamente per poterlo dedicare solo alla nostra tastiera, Nuovo Instrument o strumento esistente di quelli che abbiamo già creato. In questo caso potremo prendere ad esempio appunto MyTai, facciamo OK. Allargando poi le finestre con questi pulsanti possiamo accedere alle altre funzioni che vengono generate all'interno della traccia show. Quindi ad esempio con lo zoom medium possiamo accedere alla scelta delle patch e con lo zoom big possiamo arrivare a scegliere anche l'instrument di riferimento, quindi cambiarlo direttamente da qui. Per poter scegliere le patch dovremo semplicemente accedere all'interno dell'instrument, scegliere una patch e aggiungerla come nome, quindi in questo caso da KPaddy viene ripreso dalla patch che troviamo qui all'interno di MyTai. Quando ci troveremo poi in un'altra setlist, quindi un'altra song della setlist, potremo aggiungere un secondo patch e quindi automaticamente verrà switchato se lasciamo la traccia show in modalità red. Aggiungiamo ad esempio una nuova song fittizia, in questo caso la chiameremo Song 2, diminuiamo lo zoom e scegliere ad esempio che la nostra tastiera con MyTai in questo punto prenda la patch, una patch differente, quindi cambiamo patch, beast, salviamo la nuova patch e dai menu a tendina che troviamo all'interno della nostra
Show Track, selezioniamo l'Attack e i Patch per la song 1 e i Beast per la song 2. Lo show, quindi la set list, passando da una song all'altra, subirà appunto lo switch delle patch. Lo stesso accade all'interno di Guitar Rig. Apriamo Guitar Rig, carichiamo una patch, aggiungiamola. In questo caso non prende il nome, dovremmo scriverla, quindi mid lead. Poi andiamo nella seconda song della set list e cambiamola con Solo Maker. Gli faremo aggiungi patch, sempre dal menu a tendina scegliamo appunto mini lead per la song 1 e solo maker per la song 2. Come vediamo vengono switchate velocemente quando si cambia song in una sorta di program change. Questa funzione verrà poi ampliata ed estesa in maniera più professionale nei prossimi aggiornamenti. Andiamo a vedere come assegnare ora queste funzioni direttamente al controller esterno. Veniamo alla configurazione dei controllers. In questo momento ho collegato il Complete S49 e l'Atom di Presonus, per cui posso gestire i potenziometri sia dell'S49 sia i 4 potenziometri dell'Atom. Come per tutte le altre applicazioni di Studio One, basta toccarli per vedere in alto apparire il nome del controller che ho toccato e associarlo velocemente a qualunque cosa noi vediamo all'interno dell'interfaccia. Andiamo quindi nella sezione Controls, che fa riferimento, come vediamo, a knob, fader e button, e sono quelli che corrispondono alla perform view, che in questo momento, come vediamo, è vuota. Per associarli rapidamente, come vi dicevo, tocchiamo il primo fader e poi velocemente possiamo associarlo con il tasto destro del mouse, il knob 1, direttamente a questo knob che vediamo qui, o al fader o al button. Il play e lo stop sono già sincronizzati con il remote control del complete control. Tornando nella finestra appunto Controls, possiamo al knob 1 ad esempio associare direttamente o una delle funzioni che sono all'interno della console, quindi del mixer, oppure una delle funzioni che si trova all'interno degli instruments. Il sistema funziona tutto con il drag and drop. Prendiamo ad esempio il bus base, il volume lo associamo al knob 1 trascinandolo velocemente. Clicchiamo poi con il tasto destro del mouse e associamolo al knob 1 del complete control. In questo modo posso muovere velocemente sia il volume control che vediamo qui in alto, sia il fader che vediamo qui in basso relativo alla base. Lo stesso avviene per tutte le altre tracce, quindi le mie chitarre sul knob 2, tocchiamo il knob 2, facciamo assegna al knob 2, il basso, quindi volume basso, possiamo poi ovviamente dargli il nome, quindi sarebbe volume base, volume guitars, volume bass. Proseguiamo con la traccia player relativa al synth. Nel nostro caso abbiamo deciso di assegnare la traccia keys direttamente a MyTai, quindi torniamo su Controls, Console, MyTai, Volume. Possiamo assegnare anche più target allo stesso manopola, quindi sommandola direttamente qui all'interno. Nel nostro caso potremmo aggiungere ad esempio i volumi anche di Ana, Absinthe, quindi far sì che ora la manopola 4 sia assegnata al knob 4. In questo caso, muovendo knob 4, si alzano e si abbassano tutti gli strumenti a cui ho collegato questa manopola. Quindi funziona da generale gruppo di volumi direttamente nel primo. Quindi anche senza creare un bus appositamente per questo tipo di gestione, come ho fatto per la base. Proseguendo, potrei utilizzare le manopole dell'Atom per comandare, ad esempio, di MyTai, scegliere di associare il cutoff direttamente ad uno dei potenziometri dell'Atom in questa sezione. Andiamo nella sezione filtro, cutoff, e lo associamo direttamente a knob 5. Tocchiamo il primo knob dell'Atom e cliccando con il tasto destro faremo assign cutoff to knob 1 dell'Atom. In questo caso l'Atom piloterà il cutoff relativo a MyTai. Infatti se apriamo MyTai vediamo che il cutoff è comandato dall'Atom. Lo chiamiamo cutoff MyTai. Ora andando nella sezione perform, vediamo già i nomi che ho assegnato alla macro che troviamo all'interno della sezione. Lo stesso può accadere con i pulsanti e i fader, che possono essere quindi associati ad altri parametri o a knob sempre del controller esterno con lo stesso identico sistema, e quindi eventualmente anche associarli ad alcune funzioni del Guitar Rig o del Fat Channel o di qualunque altro plugin presente all'interno della sezione Show Page. Come abbiamo visto, in questo modo possiamo configurare tutto il nostro live show, sincronizzarlo esternamente con un'altra DAW o con un riferimento esterno in MIDI timecode, andare in play direttamente dalla sezione Show Page e decidere anche che ogni canale possa avere, nel nostro caso, una sola uscita, ma anche utilizzare tutte le altre uscite presenti all'interno della nostra scheda audio,
o del nostro convertitore, o addirittura tutte le uscite che troviamo presenti all'interno dei mixer live con connessione digitale. Appena terminata la scaletta, trasferirò tutto quanto sul mio MacBook Pro e sarò pronto per utilizzarlo live con la scheda audio e tutti i miei musicisti. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!